nel preparare questi nostri splendidi ragazzi. Ringrazio gli alunni, bravissimi tutti, ringrazio i genitori intervenuti, poi un grazie sincero ai docenti, Luisella Guidonti, Francesco Puglia e Raffaele Pizza, che hanno dato un valido aiuto ad allestire il palco. Ringrazio anche i nominati e i nostri collaboratori scolastici. Infine un ringraziamento particolare va al nostro sindaco, sempre presente a tutte le nostre attività e che tanto si è adoperato per dare quella nuova il nostro palcoscenico. Buona visione a tutti. Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Io, per dire la verità, non ricordo di aver visto proprio così, direbbe Alessandro Manzoni, ma sapete, dopo tanti anni le cose cambiano, si rinnovano, si adattano alle epoche. Ci siamo serviti del più famoso romanzo storico italiano, I Promessi Sposi, per cominciare a dare forza ad una grande intesa e ad una sana complicità, scuola elementare e scuola media, che ci ha consentito di essere un bel narratore di Anna Urso, Renzo Roberto Messina, Lucia Martina Barone, primo bravo Giuseppe Turco, secondo bravo Domenico Siniscalco, terzo bravo Salvatore Mirante. Donna Bongio, Domenico Galasso, Perpetua, Ilaria Liotta, Agnese, Alessandra Cariano, Fra Cristoforo, Giuseppe Maffei, Bettina, Alessia Borda, Tonio, Antonio Borda, Don Rodrigo, Alfonso Corigliano, Gertrude, Anastasia Barone. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a segni a golfi, a seconda dello sporgere di quelli, viene quasi ad un tratto. Thank you.
Via! Ciò! E riferite al vostro buon Rodrigo che il matrimonio si farà domani e se è il caso tre volte. Via adesso! Ciò! È troppo giusto e ragionevole, padre. Il nostro rispetto dei sposti sembra l'obbedienza. E papà fa il tuo migliore, padre. Andate, figlioli! Andate! E ricordatevi di trovare ogni volta che incontrate. Zitti, zitti!